tutti, ma c'è questa pressione addosso e abbiamo visto proprio in Olanda con le olandesi quanto pesa questa situazione. Penso che da atleta, almeno anche la mia esperienza personale di aver vissuto un torneo di qualificazione olimpica nel 2008 a Oradea, dove ci fu il quarto di finale con la Russia vinto nella parte negli ultimi minuti, è una partita che ricorderò forse per la vita, ma chi ha fatto un torneo del genere sa benissimo che, diciamo, è completamente diverso e distinto rispetto ad un'Olimpiade stessa, un mondiale, un europeo. Questi sono i 13 giocatori della formazione kazaka, mentre questo è il gruppo azzurro catechizzato da Stefano Tempesti, prima che restino in acqua solamente i 7 prescelti da Sandro Campagna, come sempre accanto a lui Amedeo Pomiglio, Alessandro Amato, che lo accompagnano sulla panchina azzurra, mentre questo è il gruppo dove il discorsetto è di Branko Pekovic, che ricorderete tutti come ex giocatore della Canottieri nel 2001-2002 e poi all'Ortigia l'anno successivo, un serbo naturalizzato kazako di 36 anni, lo stesso anni di Stefano Tempesti, con Gubarev sono i due in realtà elementi di massima esperienza di questa formazione, l'ex serbo e l'ex russo, che sicuramente stanno cercando di accompagnare i più giovani in questa avventura e non solo, nel riportare il Kazakistan in alto nella graduatoria, nel ranking internazionale. Italia che attacca da sinistra verso destra nei vostri teleschermi con la calottina bianca, e allora wake up Guagliù, come sempre per l'Italia alla ricerca del passo olimpico. Lo sprint è di Francesco Di Fulvio, che arriva per un soffio prima e riesce ad arpionare il pallone quasi in maniera acrobatica e subacquea dinanzi alla, come dire, sorpresa di Jardan, che si è visto sparire il pallone da sotto il naso e lo ha scoperto nelle mani del pescarese. Palla adesso per Aicardi, che viene affrontato da Ushakov, e c'è il rigore subito per l'Italia dopo 17 secondi. Italia che potrà usufruire di un penalty. Eccolo qui lo sprint vincente di Francesco Di Fulvio, ed è Alex Giorgetti a incaricarsi dell'esecuzione. Giorgetti contro Fyodorov, è da rettificare la distanza dei giocatori da Giorgetti, anche la posizione dell'estremo difensore kazako, che deve essere con la testa sotto la traversa, e ovviamente distanza regolamentare per i difensori sul battitore. Giorgetti pronto al tiro, la palla sotto l'incrocio dei pali, rete, Italia in vantaggio dopo 17 secondi, sblocca la partita il Settebello dal dischetto con Alex Giorgetti. Subito un pallone dato al centro con la capitalizzazione di Matteo Aicardi, che guadagna il tiro dalla massima punizione dai 5 metri con la perfetta esecuzione di Alex Giorgetti, che trova il palo più distante e sblocca immediatamente il risultato. Adesso la prima azione kazaka portata avanti da Gubarev sull'out di destra, pallone che gira sul perimetro per Ukumanov, fermato però da Christian Presciutti, che riesce a sfilargli la palla sotto il naso. Applausi della Bruno Bianchi per questo intervento difensivo del capitano del Brescia, mentre il pallone adesso è sulla destra proprio per Francesco Di Fulvio. Giorgetti, Di Fulvio, c'è la diagonale libera, preferisce il mancino Nora, ancora Di Fulvio, il tiro sul palo e la rete, il raddoppio, non è trascorso neanche un minuto, esattamente 59 secondi e l'Italia è avanti già di due reti. Con la testa giusta parte il Settebello di Sandro Campagna in questo torneo di qualificazione olimpica, un 1-2 nelle due azioni di attacco, ha difeso molto bene in quell'unica situazione che ha dovuto difendere col pallone conquistato da Christian Presciutti, ma è Francesco Di Fulvio, appoggiandosi sul mancino Nora, a trovare un tiro a fil di palo per il 2-0. Tenta una timida reazione il Kazakistan con Filipenko, gli si oppone Giorgetti, palla per Ukumanov, la perde il numero 9, poi ancora Filipenko con Giorgetti che riesce a fermarlo con un fallo semplice. Il tiro murato, ancora Filipenko con Giorgetti che ha ribattuto, palla riconquistata dal Kazakistan, non se n'era accorto Gubarev, che era pronto a rientrare in difesa.
Ushakov. Lo frena Nora sugli 8 metri. Ushakov riesce a far filtrare il pallone, Tempesti superato, ma con le lunghe deve riesce a recuperare il pallone che gli era sfilato momentaneamente sotto il braccio. È riuscito Pekovic a prendere il pallone e a tirare una beduina, però senza forza, quindi riesce Tempesti comunque a prendersi il pallone. Bodega lotta con Gubarev, il marsigliese gestisce la sfera sul perimetro con Di Fulvio e Nora. Si alza Di Fulvio, ancora Bodega, Di Fulvio, Nora, la finta, il tiro e arriva, però c'è il gol, sì, rete realizzata sulla sirena dei 30 secondi, 3-0 Italia. Come modulo difensivo Drozdov utilizza una zona dal, diciamo, quasi totale, che poi diventa addirittura un attacco che a mio avviso è scellerato. Dalla posizione 2 il marcatore di Nora va a tagliare la vasca e Ushakov andando a marcare la posizione 3 con Francesco Di Fulvio, che serve correttamente Alessandro Nora, una finta e dopo averla liberato la conclusione suona la sirena, ma rete da convalidare. Ushakov in pressione su di lui, Presciutti riesce a rubargli il pallone e c'è una possibilità di contropiede, un 2 contro 2 con Di Fulvio, che però adesso rallenta la propria cavalcata sulla sinistra, anche Presciutti si allarga con il pallone verso destra, è un 6 contro 5 virtuale per il ritardo di Pekovic. Adesso si torna in parità numerica. Giorgetti, Di Fulvio, ancora Giorgetti, si alza per mettere al centro per Aicardi che arpiona, palla alta, pallone spedito alle spalle del portiere Fyodorov, perso il tempo della prima esecuzione. Pallone di Giorgetti non proprio perfetto per il compagno anche di club nel Recco, però riesce comunque ad aggiustarselo Matteo Aicardi e poi prova il numero, ora però è lui a distendersi, a rubare il pallone sull'avversario. Sarà fondamentale distribuire bene le energie in questa settimana per arrivare al match, quello più importante, di venerdì 8 aprile nelle migliori condizioni possibili. Giorgetti sul primo palo va a concludere Bodega, ma trova pronto Fyodorov che con l'aiuto del montante si salva dal subire il quarto gol. Adesso Drozdov, il tecnico, il CT kazako, ferma il tempo quando manca per questo primo time out del primo tempo sul punteggio di 3-0. Siamo quasi a metà del primo tempo. Ha visto in difficoltà l'inquadrato Sergei Drozdov, una vita con la calottina del Kazakistan, un abile nuotatore, un giocatore dalla mano buona, lato sinistro del perimetro offensivo, un po', diciamo, come caratteristiche un giocatore di movimento, di entrate, quindi un po' alla Estiart, vecchia maniera, e ha saputo veramente dare un ottimo impatto alla nazionale kazaka. Qualche cambio, certamente quello sorprendente del miglior marcatore del mondiale di Kazan, Aksenov, lasciato a casa. C'è da dire che delle 22 reti di Aksenov molte erano state realizzate a formazioni di basso rango, quindi con maggiore facilità aveva raggiunto la vetta della classifica cannonieri, ma tanto adesso c'è un colloquio per probabilmente riportare il cronometro al punto esatto, conciliabolo fra il direttore di gara serbo Putnikovic e il tavolo della giuria. 3-0 Italia, Giorgetti su rigore, Di Fulvio e Nora i marcatori. Ancora qualche problemino, adesso finalmente ristabilita la distanza cronometrica da qui alla fine del primo tempo, 4:25 da giocare e il pallone viene ceduto nelle mani di Shakenov, poi Verdesh, ancora Shakenov, due tra i più giovani di questa squadra, entrambe classe 96.
Shakenov. Una prima finta, poi prova la conclusione, Tempesti in due tempi, tiro centrale che comunque il portiere azzurro è riuscito a controllare senza particolare difficoltà. Nora adesso si gira bene, fa sponda per Di Fulvio, forse fosse stato leggermente più reattivo avrebbe avuto un'autostrada verso la porta, però ha gestito bene la situazione. Di Fulvio si accentra, il giocatore del Recco cerca il compagno al centro, passaggio un po' troppo largo per Baraldi che ben marcato non è riuscito ad avvicinarsi al pallone. Fatto bene la formazione azzurra a non forzare, soprattutto nella fase di trasferimento, perché una conclusione immediata potrebbe mettere in difficoltà la fase difensiva. Il controllo dell'attacco è sempre uno dei punti cardine della formazione di campagna. Ushakov, palla al centro, si gira bene Rekecensky, il centro boa, poi la mette sotto, intervento del serbo Putnikovic a fermare il gioco. Buon lavoro difensivo di Bodega in precedenza, adesso Niccolò Gitto che gli ha dato il cambio su entrambi i centri del Kazakistan. Giorgetti porta avanti la sfera, nessuno lo controlla, è in ritardo un kazako, allora va al tiro immediato, sceglie il primo palo, chiude bene ottimamente Fyodorov che ha intuito la conclusione del giocatore Recchelino. Eccola qui, ripropostaci da Pietro Sollecchia mentre avanza rapidamente sulla destra Shakenov. Va al taglio in diagonale, un po' lento Ubakirov, e allora Shakenov è costretto a gestire il pallone sul perimetro, però ne può approfittare il velocissimo Francesco Di Fulvio che si ferma inspiegabilmente, come se avesse avvertito un fischio o un richiamo da parte dei compagni. Fatto sta che aveva la strada libera e la sua velocità lo avrebbe portato rapidamente dalla parte opposta. Si è fermato perdendo secondi preziosi, però c'è Figlioli che è entrato nei due metri, va tu per tu con Fyodorov e non lascia scampo al portiere kazako, schiacciandogli il pallone davanti al naso direttamente in porta. 4-0 per il Settebello. Sì, direi piuttosto inspiegabile l'esitazione di Francesco Di Fulvio, che di solito si trova un pallone davanti al naso e con la sua velocità poteva puntare dritto sul primo palo, non lo fa. L'importante è che conserva il possesso della sfera, poi si crea un 3 contro 2 in prima linea con la scelta di lasciare la mano buona, la sinistra dello schieramento, con Pietro Figlioli che avanza molto in maniera avvicinata rispetto al portiere kazako e riesce a superarlo con una diagonale a rimbalzo. La sensazione è che Di Fulvio abbia avuto la sensazione a sua volta di... No, che il pallone probabilmente fosse in mano del Kazakistan, esatto, e non lo potesse toccare. Esatto. Quindi per evitare anche di subire un fallo da espulsione. Gli è sembrato troppo facile avere la palla lì davanti e quindi sembrava non possibile, mentre adesso arriva il primo gol del Kazakistan, firmato Schneider, il numero 6, che va a chiudere bene questa palla cercando il palo più vicino con un bel lungo linea. 4-1, rompe il digiuno dopo 6 minuti e mezzo anche il Kazakistan. Nella posizione di zona un paio di finte, poi lo scarico al compagno. Qui Francesco Di Fulvio è andato direttamente a nuotare nei confronti della calottina numero 6, facendosi scavalcare soltanto nella parte finale, tirando su il braccio, non garantendo l'angolo corto a Stefano Tempesti. Italia avanti con Di Fulvio. Presciutti, anzi Figlioli, perdona, ancora Di Fulvio. Mentre Belotto è andato a un taglio in verticale, non visto dai compagni, lo scambio è fra Gitto e Di Fulvio, poi il lungo. Lo marca Ubakirov. Dalla distanza Di Fulvio ribatte Fyodorov, sono più rapidi però i kazaki a recuperare il pallone. Subito per Gubarev. Va a chiudere Baraldi. Figlioli in pressing su Filipenko, mentre Shakenov Ubakirov adesso. Il fallo è su Gubarev,
Fallo di Baraldi, trascinato fino ai due metri proprio dall'esperto giocatore ex Russia, mentre qui a due mani Tempesti va a bloccare la conclusione di Ubakirov. Ritmo degli azzurri che è calato dopo un inizio forse anche eccessivamente frenetico, adesso si gestisce la situazione. Luongo, ovviamente il pallino del gioco è in mano agli azzurri, il controllo del punteggio è abbastanza tranquillo. Dalla distanza Velotto che prende in realtà in testa il numero 2 Gubarev e palla che schizza fuori nell'angolo. Azioni di zona per entrambe le formazioni, dove tranne la rete realizzata da Schmider direi l'Italia non ha avuto grandi difficoltà. Cala il sipario sulla prima frazione di gioco con un convincente 4-1 a favore degli azzurri. Diciamo che dopo le prime tre reti in 2 minuti e 10 secondi è calato un po' l'intensità della partita, come se fosse subentrata a quel punto la fase di studio tra le due nazionali, con il Kazakistan che sicuramente si è un pochettino sistemato meglio in difesa e il Setebello che invece ha alzato il piede dall'acceleratore dando meno frenesia alla propria manovra. Una cosa è certa, non bisogna smettere di giocare già la prima frazione di gioco dopo 3-4 minuti, però l'importante è dare un imprinting alla partita e dare anche un segnale agli avversari di come voler interpretarla. Lo ha fatto il Settebello, ora deve sì gestire, ma deve gestire comunque mantenendo una buona intensità, anche se ulteriore considerazione che abbiamo fatto anche poi in fase di presentazione è che tutte queste nazionali hanno soltanto 2 settimane di lavoro sulle spalle in un torneo che si sviluppa in 8 giorni. Già dopo le 5 partite del torneo inizieranno ad avere comunque delle tossine, ma soprattutto anche dell'acido lattico che sarà difficile smaltire non avendo una preparazione adeguata, quindi anche un minimo di gestione è fondamentale per arrivare al quarto di finale nelle migliori condizioni. Considerazione più che valida soprattutto per quello che abbiamo visto anche nel torneo femminile, con qualche squadra che è arrivata un pochettino con il fiato corto e con magari anche le gambe molli o a volte anche con la testa non così preparata ad affrontare una gara che vale in realtà un quadriennio, non solamente un torneo olimpico. 4-1 dopo 8 minuti di gioco, un solo fallo grave, ma è quello di Ushakov che dopo 17 secondi ha portato l'Italia a poter tirare un rigore, quello dell'1-0. Non ci sono state azioni di superiorità in questi primi 8 minuti. Italia che invece è superiore nello sprint. Per quanto riguarda l'inizio del tempo, questa volta è stato Figlioli a prendere palla e a battere Shakenov. Nora adesso, Bodega largo a destra, la pressione di Pekovic, Nora, Figlioli, ancora Nora, finta la conclusione, cerca una parabola al centro, fermato, ed è il primo fallo grave del match che provoca espulsione. Fuori il numero 4 Filipenko per questo fallo su Aicardi. Nora, Figlioli, scambiano rapidamente Nora e Figlioli, ancora Figlioli per Giorgetti, Presciutti, la finta, l'apertura ancora per Nora, suo compagno di squadra nel Brescia, dalla distanza la finta ripetuta di Figlioli che prova a colpire il palo esterno con il braccio di Pekovic a chiudere l'angolo corto al proprio portiere. Lo possiamo rivedere anche da questa replay, tiro no look con l'ottimo intervento del giocatore dell'ex canottieri Napoli e Ortigia. In realtà sì, e Pekovic, non il palo esterno, ad aver deviato la conclusione del nostro numero 4 Ukumanov per Berdes. Palla filtrata da Ukumanov al centro e Branko Pekovic questa volta non riesce a bloccare la sfera sul disturbo di Bodegama, soprattutto perché in posizione subacquea quando è transitato il pallone davanti al suo sguardo. Figlioli, Bodega, Presciutti, anzi Giorgetti, pardon, Bodega, Aicardi,
fa sponda ancora a Bodegà. Nora, il tiro e la palla in rete. 5-1 per l'Italia, il Mancino. Ha iniziato nel migliore dei modi questa sua avventura con il torneo preolimpico, grande chance che gli ha dato ovviamente Sandro Campagna, questo per qualche modo stimolare anche tutti gli altri mancini del nostro campionato. Lo aspettiamo ovviamente alle partite che contano, quelle che arriveranno sicuramente da martedì con la Spagna e poi nel quarto di finale degli azzurri. Buona azione corale con spostamenti e soprattutto andare a cercare il giocatore libero prima della finalizzazione proprio di Nora, perfetta, imprendibile per Fedorov. Pallone al centro, chiude bene la difesa, ma c'è il fallo da parte del numero 6 Bodegà. Prima superiorità numerica per il Kazakistan, sprecata malamente.